L'abbassamento dei tassi di interesse quasi a zero ha privilegiato negli ultimi mesi l'aumento dei prezzi delle case, ha privilegiato il mercato delle compravendite immobiliari in genere. Considerate che in questo momento nella zona euro la media di un tasso ipotecario è pari all'1,35%. E questo è il primo aspetto da tenere bene a mente. Seguimi bene nel ragionamento che ti farò all'interno di questo video. Quindi, i finanziamenti a basso tasso di interesse, cioè vado a chiedere un mutuo, pago zero quasi di interessi, insomma, pago zero non è vero, pago poco, ha favorito un comportamento da parte delle persone che magari erano lì affacciate al balcone, indecise se acquistare o meno casa, che hanno detto, beh, visti i tassi di interesse così bassi, conviene andarsi ad indebitare. Quindi favorisce un indebitamento da parte di aziende e società, scusate, e famiglie che valutano la possibilità di acquistare degli immobili in questo momento storico. Cosa accade quindi? Aumenta la domanda, ok? L'offerta resta quella e quindi aumenta il prezzo. Più persone stanno cercando casa perché ci sono tassi di interesse bassi, maggiori saranno i prezzi delle case. Ora però il punto, l'analisi che andiamo a fare all'interno di questo video è questa. Questi tassi, i prezzi attuali porteranno alla lunga all'ennesima bolla immobiliare e soprattutto ci sarà un crollo dei prezzi delle case in questi anni, nei prossimi anni, perché evidentemente in questo momento non è basso il costo della casa se la vado ad acquistare in un momento favorevole per contrarre un mutuo. Ci siamo? In quale paese può rischiare di esplodere la bolla immobiliare? Perché vi ricordo per l'ennesima volta all'interno di questo canale che soprattutto nel campo finanziario il mondo è oramai interconnesso. Se qualcuno di voi si ricorderà, la bolla del 2008 scoppiò negli Stati Uniti d'America, ma ebbe una ripercussione in tutta l'Europa e in tutto il mondo. Quindi è necessario all'interno di questo video analizzare un po' di dati in maniera molto veloce e semplice, oltretutto abbastanza interessanti per chi guarda questo video, almeno me lo auguro, che riguardano il nostro paese, ma che riguardano il mondo, come stanno andando, come si stanno creando queste bolle a livello mondiale. Secondo l'ufficio studi di immobiliare.it, nell'ultimo anno nelle zone di turismo di mare, non tutte, attenzione perché dopo vi farò vedere dei dati particolari, la domanda è aumentata in alcuni territori, ma in questi alcuni territori, cioè, è aumentata a livelli record. Parliamo delle Cinque Terre più 153%, cioè in Liguria, 119% più, parliamo dell'isola di Lampedusa e Linosa. La Sicilia in genere aumenta del più 30%, la Puglia è aumentata, Salento è aumentato del 29%, il Gargano del più 26%. Non tutti i posti di mare sono aumentati, però diciamo così che la tendenza verso la seconda casa ha portato le persone in questo momento ad investire e comprare casa, dato che si ha un tasso di interesse molto basso e favorevole. Attenzione, ripeto, non tutti i posti di mare, perché molti posti di mare hanno avuto un calo enorme, va bene? Ma qui in questo video non è che vi sto facendo lo spot di dove andare a comprare casa, stiamo analizzando la bolla. Quindi se il prezzo è aumentato, nel caso delle 5 Terre, del più 153%, evidentemente si sta gonfiando il prezzo. Questa è la bolla, no? Cioè non è niente di tragico, o meglio, è tragico per chi compra in questo momento sfavorevole, perché i prezzi si stanno alzando, credendo di dire, oh cazzo, sto facendo un bel affare perché sto andando a comprare casa con un mutuo molto basso all'1,35-1,5 di interesse, che non mi costerà niente, però magari si ritroverà con una casa fra 5-6 anni che ha un valore dimezzato. Cioè guardate sempre questi video in termini di utilità vostra, per sfruttare e fare delle decisioni utili voi o delle riflessioni e dei ragionamenti. Il mercato immobiliare, oltretutto, sta crescendo soprattutto negli Stati Uniti d'America, cioè un boom, oltre che in paesi dove stanno aumentando i prezzi immobiliari residenziali, nel caso di studio Amsterdam. In Cina, invece, ascoltate questo dato, i prezzi degli immobili sono aumentati del 16% nell'ultimo anno nella città di Shenzhen, credo di averla pronunciata bene, spero. Questi dati li ho rilevati dal Financial Times, che ha analizzato come la banca centrale cinese, la banca del popolo cinese, ha chiesto agli istituti di credito di frenare l'offerta di denaro, frenare l'emissione di denaro, proprio perché temono che alla lunga si possa esserci un'implosione, lo scoppio di una bolla che possa portare una instabilità finanziaria in Cina e non solo. Considerate che in quest'anno la Cina crescerà del 6% e lo sta facendo proprio tenendo sotto controllo l'emissione di debito.
Ok? Cioè, il concetto che voglio farvi passare, poi ritorniamo al concetto della bolla, è che l'immissione di liquidità elevata, e la nuova liquidità può essere fatta solo andando a contrarre nuovo debito, che si tratti di Stato, famiglie o aziende, come vi ho già detto all'interno di questo canale, può portare, sì, aumenta la crescita di quel paese, perché le persone prendono soldi, comprano, spendono, ristrutturano la casa, eccetera, eccetera, ma alla lunga può creare anche una bolla, perché poi è da vedere se tua azienda, tua famiglia, tu Stato, mi restituirai questi soldi che io, istituzione finanziaria o sistema bla bla bla, ti ho prestato. Questo è il punto. Questa è la bolla che poi non arrivano delle persone a, in un momento in cui magari non ci sarà crescita o ci ritroveremo magari in una situazione ancora chiusi in casa in un altro anno e verranno licenziate persone che in questo momento si ritrovano con uno stipendio, credono loro, o comunque con delle entrate, se sono degli imprenditori sicure, potrebbero essere non più sicure queste entrate. Come pago questo mutuo, questo finanziamento? In Nuova Zelanda i prezzi medi delle case sono saliti del 23%, sempre secondo il Financial Times. A Sydney si sono battuti livelli record e persino il governatore della Banca Centrale del Canada ha detto a febbraio che ci sono stati i primi segnali di eccesso di esuberanza, sempre dato riportato dal Financial Times, nel mercato immobiliare canadese, con prezzi in aumento del 17%. Una correzione su base annua, non mensile, annua. Infatti vi do quest'altra informazione. In Italia i tempi di erogazione del mutuo, mentre prima li sbloccavi in una settimana, adesso non ti basta più neanche un mese. Ci passa un mese e mezzo. A Seoul i prezzi delle carceri sono aumentati di quasi il 15% su base annua. E in Danimarca, questa notizia ve l'ho già riportata in altri video, credo un annetto fa, i mutuatari hanno ottenuto soldi a tasso negativo. Cioè, in buona sostanza hanno pagato semplicemente una tassa amministrativa, governativa e non pagano assolutamente interessi. Morale della favola, per farla breve, possiamo dire al 100% che questa è l'ultima spiaggia per chi vuole vendere. Ma la mia casa comunque non vale quanto io l'ho pagata. Ma devi stare attento al mutuo che hai fatto, perché la casa secondo me vale ancora quanto tu l'hai pagata 10, 15, 20 anni fa. Forse vale qualcosa in meno, ma è evidente che se ti sei fatta un mutuo di 200.000 euro, avevi un tasso di interesse del 7-8% e ti è costata 350, cioè tu l'hai pagata sul mercato 200 e oggi riusciresti a venderla a 200. Purtroppo, peccato per te, che non hai guardato il piano d'ammortamento di 10-15 anni fa e non ti sei resa conto che, o non ti sei reso conto che da 200.000 euro che ti hanno prestato per comprare la casa, gliene hai restituiti 300-350, perché questa è la musica, ragazzi, di 10 anni fa, ok? 10-15 anni fa. Ovvio che adesso ti prendi 200.000 euro e gliene restituisci 220-230 in 20 anni, eh? Cioè la musica è completamente cambiata, però attenzione, perché tu la casa al proprietario 15 anni fa l'hai comprata a 200.000, non l'hai poi l'hai pagata a 300.000 perché ti sei resa conto dopo che, ma al proprietario gli avevi dato 200.000, eh? Poi dopo ti è venuto a costare 350, ma se tu in questo momento la stai vendendo a 200.000 non la stai vendendo a molto di meno di quanto l'hai pagata, e tu l'hai pagata a 300.000 perché ti sei fatta fregare dalla banca, non perché ti sei fatto fregare dal proprietario o perché ti è costata di più. Ok, vorrei chiarirlo questo aspetto, perché si tratta proprio di economia di base, l'ABC. Con questi dati che vi ho dato, qual è la conclusione che noi possiamo trarre? Allora, dal mio punto di vista, io non vedo nel breve periodo un problema, ma io reputo che fra 3-4 anni il prezzo delle case non sarà più quello attuale. Cioè avrà una flessione. Quindi chi sta comprando una casa in questo momento deve mettere in considerazione che tra 3-4 anni la sua casa valga di meno di quanto l'ha pagata. Semplice. Aggiungo di più, dal mio punto di vista, fra 3-4 anni le case verranno regalate, Si acquisteranno a prezzi di sconto. Ovvio che tutto dipende da due punti, no? Cioè, i due focus dei prossimi mesi saranno inflazione, ok? Tassi di interesse, cioè se i tassi di interesse rimangono bassi, e crescita, cioè se crescono i prezzi delle case e i tassi continuano a essere bassi e non c'è crescita, evidentemente ci sarà un'implosione, un'esplosione proprio della bolla. L'altro problema qual è? Che i tassi di interesse non possono crescere in questo momento, ok?
Infatti, vi sto dicendo, a questo momento non vedo dei problemi. Non possono crescere perché appena si comunica sui mercati finanziari che tassi di interesse, cioè il denaro viene erogato, prestato ad un tasso di interesse più alto, i mercati finanziari crollano. Quindi qual è il punto? Che male che vada, qualche bolla scoppierà. Perché qua, come ti giri di giri, la puoi prendere in quel posto da qualsiasi parte. Ecco perché, come dico spesso all'interno di questo canale, l'unica cosa è trovare una strategia che vada bene per le tue esigenze personali e l'analisi personale che fai su di te, sulla tua azienda, sulla tua famiglia, sulla tua persona fisica, non può essere uguale a quella di un'altra persona.